Andrea, non so se ti stai rendendo conto, questa per Perugia, per la tua società, è una giornata storica. No, no, ma non sto rendendo conto come. Parlavamo in questi giorni, no? Con i ragazzi, con lo staff, del fatto che se vuoi diventare uno dei club più importanti al mondo, devi passare da questo genere di vittorie. Se tu pensi che in questo torneo c'era Trento con, non so, 4 vittorie mondiali, 5 vittorie mondiali, Sala Cruzeiro 4 vittorie mondiali, sta a significare che questi grandi club sono passati da queste grandi vittorie. Noi la nostra prima partecipazione, la nostra prima finale, l'abbiamo centrata con tantissima fatica, perché Trento ha giocato in modo meraviglioso, realmente io penso che questo club sia straordinario. Abbiamo vinto per poco, probabilmente il terzo set è stato decisivo, una palla o due che ci ha dato l'energia poi di spingere ancora al quarto, però penso che sia storico per noi, per il club, per la città, non vedo l'ora di tornare a Perugia per festeggiare. Senti Andrea, la sensazione da fuori è che la squadra abbia preso la tua mentalità, aggressiva ma senza perdere mai la calma. Nel terzo set ci sono stati momenti molto difficili, eravamo sotto 14-18, però nessuno ha perso mai la tranquillità e l'attenzione sulle cose da fare. Beh, me lo auguro, ovviamente la cosa che mi piace di questa squadra è che ogni giocatore dà il suo apporto. Se penso a questo torneo e vado a vedere le statistiche della somma dei giocatori che hanno giocato, puoi immaginare che abbiamo avuto tanti giocatori che hanno contribuito alla vittoria, e questo è fantastico. Solo Stefano Mengozzi non è mai entrato, ma Stefano ha avuto un attacco influenzale brutale quando è arrivato, poverino, e non era in buona condizione. Tutti gli altri ragazzi per un punto, due punti di più hanno giocato. Questo è secondo me il nostro segreto, ossia di trovare le risorse anche dalla panchina. Questa secondo me è una cosa molto positiva. Un'ultima cosa, a mo' di battuta, adesso vorrei chiamare il tuo amico Fefè e dire che lui sarà campione del mondo con la nazionale, ma tu sei campione del mondo col club. Sì, ma come ho già molto voluto di dire, l'Oscar è per Ferdinando De Giorgi quest'anno. Io sono partito bene con la mia squadra, però il percorso è ancora lungo, non mi voglio far distrarre, no? Voglio essere felice, lo sono. Sono realizzato, ma non voglio farmi distrarre, perché il percorso è lungo, abbiamo tante partite importanti. Il 29 abbiamo un quarto di finale di Coppa Italia con cui non sappiamo con chi giocheremo, sarà per noi la partita importante, quindi sto già andando al 29 con la testa. Cisterna. Cisterna? Benissimo, cisterna, scusate, non lo sapevo. Grazie Andrea, complimenti.